Questo è un intervento che fin dall'inizio è stato particolarmente significativo per la nostra comunità perché ha permesso, tramite un finanziamento regionale inizialmente di 2 milioni di euro, di realizzare un edificio che ha consentito di allocare in maniera adeguata e funzionale sia i locali del CRT sia la Casa della Salute, dove sono stati destinati tutti i medici di famiglia, la loro attività e dove è stato applicato il principio di chi prescrive prenota, quindi evitando ulteriori passaggi alla cittadinanza per quanto riguarda anche le prenotazioni. Questo è un passaggio successivo, uno step successivo che riguarda per l'appunto la sistemazione degli accessi sia veicolari che pedonali in entrata e in uscita e la distribuzione dei parcheggi interni che vede ovviamente un occhio di riguardo rispetto alle persone diversamente abili e alle mamme in gravidanza o comunque che hanno figli piccoli e quindi hanno necessità di parcheggiare proprio in prossimità della struttura. Sono previsti altri step perché questo edificio è frequentato da tantissimi cittadini, tanti veronesi, e necessita di un potenziamento dei parcheggi perché per l'appunto l'afflusso ovviamente è significativo. All'inizio non c'erano le risorse per fare tutto e subito, quindi stiamo procedendo passo dopo passo, ma a conclusione dell'intera opera Feronova veramente sarà dotata di una struttura estremamente moderna e funzionale.